Ciao a tutti, benvenuti sul canale Harmonizing Motivation ed oggi vi parlerò di come allenare le braccia fino a 6 volte a settimana, di come fanno gli arm wrestler ad allenare le braccia praticamente tutti i giorni. Il segreto sta nel suddividere le varie fasce muscolari di cui sono composte le nostre braccia in giorni diversi. Un esempio classico può essere suddividere i muscoli più usati in gancio ed i muscoli più usati in top roll, quindi già abbiamo 2 giorni differenti in cui allenare le braccia. Ma ovviamente possiamo anche avere un giorno in cui faremo solamente bicipite, un giorno in cui faremo solamente pronatore, un giorno in cui faremo solamente brachioradiale, adduttore, eccetera eccetera, insomma. In più, ovviamente, dobbiamo cercare ogni settimana di fare la pratica al tavolo. Se ci alleniamo in modo pesante con i pesi, magari avendo una preparazione per la gara, saremo comunque costretti a fare il tavolo limitandoci magari a un 60, 70, 80%. Dopo il tavolo bisogna sempre riposare un giorno. Quindi per questo possiamo allenarci fino a 6 giorni a settimana, siccome dopo il tavolo sarà necessario riposare. Invece dopo i pesi non è necessario riposare, siccome dobbiamo lavorare fondamentalmente i muscoli cercando di non mettere in gioco i legamenti ed i tendini che ci mettono molto più tempo a recuperare. Sicuramente però in molti esercizi, per esempio del pronatore o della side press, connettete anche altri muscoli delle braccia che teoricamente andremo ad allenare in altri giorni. Questa è appunto la differenza tra un arm wrestler agonista, un arm wrestler di alto livello, che sa isolare bene, sa gli esercizi che deve fare per migliorare senza andare a citare altri gruppi muscolari che andrà ad allenare in giorni seguenti. Ed è molto importante, appunto, per il recupero, suddividere le braccia in vari giorni. Un arm wrestler non può allenare le braccia solamente una volta a settimana con i pesi in modo specifico, siccome abbiamo tantissimi esercizi da fare. Noi per ogni singola fascia muscolare delle braccia facciamo uno, due o tre esercizi. Se non c'è bisogno di allenare più di una volta a settimana una fascia muscolare, a meno che non sono fasce davvero piccole come polso e dita, che in caso sono carenti si possono allenare anche 3-4 volte a settimana. Per chi è nuovo in questo sport, vorrei elencare i muscoli delle braccia che andiamo ad allenare appunto una volta a settimana. Come dicevo, le dita, il polso, l'adduzione, il movimento della pronazione della spalla, che fondamentalmente sono tutti muscoli grandi. Per questo, se fate un allenamento della pronazione della spalla con tanto di esercizi di base, vi consiglio di metterci gli esercizi di base che comprendono muscoli grandi come petto e spalle. Dopodiché i flessori del braccio, quindi il brachioradiale e il bicipite, poi abbiamo anche il pronatore quadrato e il pronatore rotondo. Riguardo alle basi, si possono smistare tranquillamente in mezzo ai giorni di allenamento specifici. Consiglio che vi do di farlo prima, in modo da attivare il vostro sistema nervoso centrale prima di andare ad allenare piccoli gruppi muscolari. Ma questa è una cosa anche soggettiva. Molte persone si trovano meglio ad allenare prima le fasce piccole e dopodiché, in un secondo momento, fare muscoli grandi, come appunto le gambe, magari che a noi ci interessano davvero poco, ma delle quali appunto abbiamo bisogno. Vi consiglio di vedere video precedenti, se ancora non l'avete fatto, in cui ne parlo. Oppure possono essere fatte anche in un giorno separato, quindi avremo un giorno di basi, barra, insomma, esercizi fondamentali, e un giorno di sparring, di tecnica al tavolo, ed altri 3-4 giorni di allenamento specifico con i pesi. Nel prossimo video vi parlerò delle periodizzazioni agonistiche nell'arm wrestling, quindi prima di una gara o comunque anche dei periodi per magari rinforzare l'angolo, essere più rigidi. Ragazzi, vorrei concludere questo video dicendovi che nessuno può dirvi, nessuno può imporvi quale sia il vostro talento. Per me il talento lo decidete voi. Il talento è quello che volete fare voi nella vita, quello a cui dedicate un tot di ore ogni giorno, un tot di anni, e con la forza di volontà potete raggiungere ogni vostro obiettivo e potete creare ogni talento, potete realizzare qualsiasi cosa voi vogliate fare in questa vita. Ragazzi, ovviamente lasciate anche un like o un dislike sotto a questo video, un commento riguardante il tema di cui vi ho parlato, la vostra appunto di prospettiva su questo tema, e ci vediamo a un prossimo video. Statemi bene.